Beh, credo di sì, credo di sì. Appena riavremo la consegna dell'area, cominceremo i lavori anche dentro la piazza. Ma il cantiere che apriamo questa mattina è un cantiere importante perché ci consente di completare l'aggancio fra il lungomare, la piazza e la passeggiata sulla piazza. È per me una cosa entusiasmante. Adesso che abbiamo liberato l'area, potete apprezzare lo spazio immenso che si è aperto. Qui ci sarà una grande rotatoria, un'aiuola enorme, collocheremo altre palme, pioppi cipressini e da qui partirà la passeggiata sul lato mare di Piazza della Libertà e da qui cominceremo a prolungare il lungomare di Salerno per altri 400-500 metri. Potete vedere che c'è un paesaggio straordinario. Cioè noi restituiamo alla città di Salerno un paesaggio che non c'è mai stato, cioè la possibilità di avere una vista della città dal mare. È qualcosa davvero di splendido e di entusiasmante. Questo diventerà uno degli attrattori turistici del nostro paese. Provate a immaginare le navi da crociera che attraccano a fianco alla stazione marittima e migliaia di turisti che sbarcano ed entrano in questa piazza meravigliosa che, come sapete, sarà la più grande piazza d'Europa sul mare. Davvero un grande gioiello di architettura. Faceva riferimento in precedenza al completamento di questo lavoro, di quest'opera, in relazione anche all'area, alla disponibilità dell'area del Crescente. Al riguardo si spera di avere risposte certe entro quanto tempo? Ma ci auguriamo nel giro di giorni, nel senso che quello che ha motivato il sequestro dell'area, cioè incidente probatorio, la valutazione di un consulente tecnico, è un lavoro che è già stato fatto, quindi abbiamo solo i tempi, credo, strettamente amministrativi per avere la riconsegna dell'area. In ogni caso bisogna aspettare un po' qualche giorno a decisione della magistratura, ma siamo estremamente fiduciosi, dopodiché riprenderemo il lavoro. L'area nella quale interveniamo ovviamente è un'area assolutamente libera, che consente con la sua riqualificazione di apprezzare davvero e fino in fondo la qualità architettonica di questo progetto.